Allora, carissimi amici di Roma fa schifo, in questo momento sto riprendendo il terreno, ma sono a Balduina, per la precisione al parco del Pineto, o meglio, quello che dovrebbe essere un parco adibito a bambini e cani, forse l'area cani si salva. Allora, incomincio a farvi vedere innanzitutto tutte queste belle nespole per terra. In più, come potete osservare, sterpaglie varie. Ma adesso ci appropinquiamo all'area per i bambini, che è meravigliosa, nel senso che giocano a nascondino i bambini in mezzo a queste fratte. Degrado urbano balduinense, ti direi. Fratte un po' ovunque, come vedete questa. Ops, stavo inciampando. Questa è l'area adibita ai ragazzini. E giocano appunto, ripeto, a nascondino in questi meravigliosi cespugli incolti, penso da mesi oramai. Dove ci trovi un po' di tutto, rospi, cose varie. Specifico che un po' di tempo fa è stato aperto un altro parco a Montecioci, ma non ne ho capito il motivo, per il semplice motivo che bisognerebbe restaurare un po' questo. Guardate che belle queste fratte, sono una cosa meravigliosa. Vabbè, la vista è quello che è, molto bello tecnicamente. Se fosse restaurato, vedete qui, se volete potete apprezzare una panchina in mezzo alla natura, una panchina bellissima dove ce ne sono anche frasi d'amore sopra, no? Sentimentale, in mezzo alla natura, un secchio in mezzo alle fratte, fratte un po' ovunque. Allora vedete, l'area per bambini è circoscritta perché poi non è l'unica cosa, però cioè, la situazione è questa e non può essere una situazione che va avanti da giorni, ma da mesi, settimane. Questo è da specificare perché se non sembro matto io. Vedete qui tutto quello che costeggia l'area bambini. Adesso ci appropinquiamo un po' più avanti dove c'è l'area cani. Vedete qua, io faccio difficoltà a passare per la selva che ho di fronte, per le piante che ci sono. Altra panchina immersa nel verde tecnicamente. Anche pacchetti di patatine, giusto per inquadrarli, qui ci sarebbe pure una bella vista se non fosse che è pieno di alberi o fratte varie. Ecco, guardate il terreno com'è, stavo inciampando di nuovo, ma bensì perché il terreno è un attimino accidentato, vedete? È giusto un attimino accidentato, ma giusto un attimo. Questa è sempre l'area per bambini che sta per finire, si spera, vedete dietro quintali e quintali di alberi. E niente, uno si dice, vabbè. Qui c'è un altro terreno accidentato, c'è da specificare. Cacca di cane e c'è l'area cani, fra le altre cose. Vedete? Non si vede più niente, cioè fondamentalmente sono dietro una selva che dovrebbe essere un parco. Andiamo più avanti, l'area dei bambini è finita, questa è l'area diciamo un po' mista fra adulti e piccoli. Come potete ben vedere, ci sono solo quintali e quintali di fratte. Che come si dice a Roma, cespugli, sterpaglie, insomma, che continuano a invadere questo parco che di fatto se fosse disboscato sarebbe anche bello. Il problema è che non è disboscato, come potete ben vedere le recinzioni saranno, dici, tenute bene. Sì, infatti, vedete, tac, finisce qui la corda. Qui non so bene se cosa posso incontrare, continuano ad esserci tutte fratte, qui se uno magari ci vuole giocare a pallone col ragazzino, vuole fare un po' di attività, vorrebbe magari anche farsi una corsetta, anche se di fatto a quel punto tanto vale andare in palestra. Proseguiamo perché non è la cosa più bella. Allora, questa è l'area mista, come ho detto, dietro ci siamo lasciati l'area per bambini. Questa, ripeto, tecnicamente, io non ci passerò perché ho veramente il terrore, dovrebbe essere una strada che ti porta delle panchine giù che vi farò vedere. Guardate che cosa è diventato. Pazzesco. Andiamo avanti. Ripeto, siamo al Parco del Pineto, nella zona Balduina, in via Proba Petronia di fatto. Quindi questo è il lascito che ci hanno lasciato le nostre meravigliose giunte. Nel frattempo hanno aperto l'altro parco a Montecioci, che di fatto è una bomboniera, non c'è niente da dire, però continuo a sottolineare che non capisco come sia possibile lasciare questo parco nello stato in cui state
osservando molto bene voi. Guardate, continuano ad esserci fratte, sempre per il nascondino dei bambini. Qui probabilmente tra un po' mi spunta una lucertola o un rospo vicino. Avete visto l'ingresso della strada, vi faccio vedere dove tecnicamente poi vi potrebbe portare. Qui c'è da vedere ancora, vedete, una volta qui era tutto disboscato. Qui, lì, ecco, dovrebbe quella strada, cioè guardate com'è diventato. Pensavo fosse addirittura un pochino meglio, ma è una cosa pazzesca. Se osservate, quella strada che vi avevo fatto vedere, quell'ingresso, tu scendevi giù e ti portava lì a quella panchina, che chiaramente è irraggiungibile. Questo è l'ingresso dell'area cani, che di fatto è tenuta meglio dell'area adibita alle sole persone. Qui c'era un'altra panchina dove magari uno poteva vedere, c'era al tempo, adesso penso sia stata divelta e spostata. Questa panchina dove tu potevi vedere un po' la vista, ti potevi godere, non lo so, al sole leggendo di un libro, bevendo di qualcosa, fumando di una sigaretta. La vista qui al parco chiaramente non si vede più nulla, perché ci sono solo sterpaglie che sono derivanti dall'incuranza di chi insomma si dovrebbe occupare della cura del parco. Allora, qui io adesso accedo al volo all'area cani per farvi capire che l'area cani addirittura forse è messa un pochino meglio rispetto all'area adibita alle persone. Allora, questo è il cancello che si apre a stento, ci sono un po' di formiche, ma vabbè. Questo è normale, fa parte del parco. Ci sono sempre le sterpaglie in giro. Qui ci sono ancora sterpaglie, però quest'area è quantomeno tenuta un po' meglio. C'è qualche buca, ma insomma qui ci passano i cani, per cui a un certo punto uno soprassiede e non si fa problemi. Scendendo giù, perché poi il parco prosegue per un pezzo ancora, scendendo giù, ecco, questo è inaccettabile. Cioè pare di stare in una strada dissestata di campagna degli anni 30, che ci potrebbe stare se noi fossimo negli anni 30. Il problema è che siamo nel 2014 e siamo praticamente in una zona abbastanza centrale a Roma, nello stato del parco, come potete ben vedere, è questo. Ma la chicca finale, ora vi ci porto, è un'altra, perché non è che dici ci sono solo problematiche. Guardate, pazzesco, guardate che fosso. Qui tranquillamente, se uno inciampa si spacca una caviglia, non ci sono problemi, tanto è la noncuranza del comune a far la differenza, o comunque di chi se ne deve occupare, perché adesso non è che io possa sapere tutto. Ma ripeto, l'area cani si salva in un certo qual modo, perché uno spiazzo qui alla fine potrebbe essere meno problematico del solito. Tornando indietro, scusate, lo so che le riprese non sono perfette, ma non sono nato cameraman. Andando avanti, scusatemi, cioè tornando indietro ma proseguendo nel nostro percorso, passiamo per di qua, che come vedete tecnicamente anche questa è una strada, solo che è un attimino piena di fratte, ma giusto un attimo. Ecco qui ancora l'ennesima panchina, scritto o non scritto conta poco per quello che mi riguarda, ma diciamo sempre immersa nel verde. Questa è l'area mista che vi stavo dicendo prima, sempre piena di fratte. Se si prosegue, perché poi questo parco fa un anello un po' circolare, comunque un anellino. Adesso sono dall'altro lato del parco, sono partito dal lato destro, adesso sto sul lato sinistro, sto rientrando. Questa è l'unica piazzola dove c'è un po' di dignità, almeno per quello che riguarda il livello di decoro urbano. Chiaramente, ripeto, non so chi se ne debba occupare, ma sarebbe il caso che qualcosa facessero, perché è veramente scandaloso non poter utilizzare un parco così. Qui, vabbè, ci sono i rifiuti, un po' comporta. Ma adesso vi mostro la cosa più bella. Specificando che
che non c'è l'uscita, cioè che c'è un'entrata principale che generalmente non viene neanche chiusa, molto spesso di notte ci si può passare. Ora vi faccio vedere l'ingresso di servizio che qualche persona poco civile si è inventato. Devo dire comunque premio alla genialità, vedete, se io non posso passare all'ingresso principale, questa rete di contenimento è tutta bella che tagliata con le cesoie o comunque con qualcosa di acuminato, e puoi tranquillamente uscire e rientrare al parco, giusto per specificarla questa cosa, perché sai, non è che io sia matto. Per concludere, in conclusione, in buona sostanza, questo è l'ingresso principale del parco, che generalmente è anche adibito e munito di lucchetto, che però non viene mai usato, e generalmente è addirittura aperto la notte, quindi per cui vorrei capire come sia possibile una trasformazione, se andate a vedere poi quelle che dovrebbero essere le foto del parco originale, di un gioiellino che era carino per le zone in cui è stato costruito, ed era un'idea anche bella per le famiglie, per i bambini, per chi possiede un cane, per chi vuole andarsi a fare una corsa, per chi vuole svagarsi il pomeriggio, magari nel weekend, ridursi a questo stato inverosimile per la zona in cui stiamo, perché comunque si parla di Balduina. Uno dice: a Balduina ci sono le persone tecnicamente agiate, quindi dovrebbe essere un bel quartiere. Questo è il risultato dell'inoperosità del comune e delle amministrazioni proprio locali del quartiere, perché non è possibile un'incuranza del genere, soprattutto se poi i soldi che vengono spesi per costruire e realizzare, scusate una lattina, questo parco sono i nostri, soprattutto. Quindi qui è dove siamo entrati noi, ci sono due ingressi in questo parco, il primo è quello centrale, il secondo è questo che è, diciamo, di servizio, però questo viene chiuso la sera, e il terzo è quello che si sono inventati tagliando la recinzione. Bene, questo è il giro che vi ho fatto vedere di questo meraviglioso parco, di questo gioiello lasciato in pieno degrado urbano. Valutate voi e buona giornata.